Signore all'ascolto, buongiorno. Siete collegati in diretta con lo stadio della Vittoria di Bari, dove sta per avere inizio l'incontro internazionale amichevole di calcio tra le nazionali dell'Italia e dell'Unione Sovietica. Le due squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo, si stanno suonando gli inni nazionali, ascoltiamoli. Dopo l'inno nazionale dell'Unione Sovietica, l'inno nazionale italiano. Bari Sportiva ha accolto con un indescrivibile entusiasmo questo nuovo appuntamento con la nazionale italiana. Vedete in quadrato l'arbitro, che è il turco Yusuf Namoglu, e sullo sfondo quella che è la mascotte ufficiale di Italia 90. A questo proposito, la RAI nei prossimi mesi bandirà un concorso per fissare poi la denominazione di questa mascotte. Ma occupiamoci della partita, una partita che è particolarmente interessante, il debutto stagionale per quanto riguarda l'anno solare 1988 della nostra nazionale, e l'anno è particolarmente importante perché sapete che a giugno si disputerà la fase finale dei campionati d'Europa. Anche l'Unione Sovietica è qualificata per gli europei e scenderà in campo in questa formazione: Dazayev, Besanov e Kidiatulin, Baltashar, Demjanenkong, Gotmanov, Alejnikov, Yakovenko, Litovchenko, Protasov e Yaremchuk. Mancano dunque Belanov e Zavarov, che sono due degli elementi più rappresentativi dell'Unione Sovietica. Per quanto riguarda l'Italia, Vicini manda in campo la formazione annunciata, vale a dire Zenga, Bergomi e Francini, Baresi, Ferri e De Agostini, Donadoni, De Napoli, Mancini, Giannini e Vialli. In panchina sono Landucci, Ferrara, Maldini, Fusi, Crippa, Romano e Rizzitelli. Anche nomi nuovi, come vedete, mancano i due senatori Bagni e Altobelli, che del resto con ogni probabilità rientreranno a far parte del giro azzurro. Vedete un saluto a Bari Mondiale, anche questo è un cartello previsto dall'organizzazione per i mondiali del 90. Qui accanto a me Sandro Mazzola, e questo è il settimo incontro tra le nazionali d'Italia e di Unione Sovietica. Tra il 63 e il 75 abbiamo giocato 6 volte, abbiamo vinto una sola volta. In 5 occasioni c'eri anche tu tra i protagonisti, veri San? Cosa ricordi di questi sovieti, di questi avversari? Ma innanzitutto i sovietici erano fortissimi negli anni dal 60 al 66-67, poi hanno avuto un periodo, diciamo, di crisi come nazionale e sono ritornati ai vertici del calcio mondiale e calcio europeo in questi ultimi 3-4 anni. Allora era una formazione atleticamente sempre molto ben preparata, però non tatticamente all'avanguardia come è quella di oggi. Presenti naturalmente tutte le massime autorità del mondo calcistico, con il presidente federale Matarrese, che gioca un po' in casa essendo barese,
il vice Ricchieri, i presidenti di Lega Nizzola, Giulivi, Bearzot, naturalmente moltissimi tecnici e direttori sportivi. Si gioca in un pomeriggio abbastanza fresco, il campo è preso d'infilata da un vento di tramontana piuttosto teso, il fondo del terreno allentato per la pioggia della notte si presenta comunque in accettabili condizioni. La gara intanto ha avuto inizio ed è De Napoli che manovra per i nostri in combinazione con Donadoni, ancora De Napoli ma rubano la palla ai sovietici, va a chiudere immediatamente Ferri. Dalla parte opposta il recupero è di Kvyatulin. Poi sul filo del fallo laterale viene via Gosmanov, il tocco al centro è per Yaremchuk, sempre Yaremchuk che combina poi con Yakovenko, ma sul suggerimento c'è Francini che intercetta e dà Giannini, lancio immediato in profondità a cercare Mancini, e Mancini è indubbiamente uno degli elementi più sorvegliati nella gara di oggi, vero Mazzola? Sì, perché la sua deve sostituire Altobelli, che è uno dei giocatori più rappresentativi della nostra nazionale e deve dimostrare di avere esperienza internazionale, perché in quanto a qualità tecniche non si discute. Intanto c'è stato un fallo su Vialli, si riprenderà con un calcio di punizione. Lo stadio della Vittoria di Bari, che ospita per l'ultima volta la nostra nazionale, visto che è in costruzione per Italia 90, uno stadio nuovo, e colmo. Intanto Donadoni si fa luce, effettua il traversone sulla palla De Agostini, va bene sul fondo, poi con il sinistro scodella in mezzo, sfiora Donadoni, la palla è per Mancini, su di lui in copertura Yaremchuk, combina con Demianenko, sbagliato il passaggio di quest'ultimo ma recuperano immediatamente i sovietici, che poi abbozzano il contropiede sul quale Bergomi, nell'occasione capitano della nostra nazionale, va a chiudere su Yakovenko. È una formazione molto compatta l'Unione Sovietica, nominalmente schiera un solo elemento di punta quest'oggi, Protasov. Sì, perché lascia molti spazi sulle fasce laterali per gli inserimenti dei difensori, che hanno tutti i piedi molto buoni. I difensori in campo oggi hanno segnato 20 gol in partite di nazionale e questo è un dato molto importante, significa che sanno arrivare al tiro e sanno tirare anche con precisione e hanno degli spazi molto validi. Splendido intanto questo inserimento di Francini sulla finta di Vialli, su Francini c'è fallo, calcio di punizione, fallo commesso da Gotsmanov. Inizio promettente della nostra nazionale, si gioca a tutto campo, l'Unione Sovietica guidata da Lobanovsky fa del tasso fisico atletico una delle sue armi migliori, ma indubbiamente anche sul piano della tecnica individuale i sovietici sono elementi di tutto rispetto. Mentre osserviamo gli sviluppi di questo calcio di punizione, Mancini sulla palla, poco più indietro Ferri. Mancini alla fine opta per il traversone sul quale Dazayev blocca senza difficoltà e mette in movimento il veloce Yaremchuk, sul quale va in chiusura Giannini. Il suggerimento è per Gosmanov in posizione di ala sinistra. In chiusura su di lui è De Napoli che lo attacca. Calcio di punizione per l'Unione Sovietica. Pronto alla battuta Yaremchuk. Si gioca da 4 minuti, il risultato è di 0-0, ecco la palla in area di rigore azzurra, scaraventata lontano da Donadoni. Va al recupero Kvyatulin, che è il libero nella formazione dell'Unione Sovietica, in combinazione con Baltascià, ancora Kvyatulin. Yakovenko. Tengono palla quasi a invitare i nostri ad uscire dalla propria tre quarti, ancora Yakovenko, Baltascià, Kvyatulin. Accenna ora al pressing Donadoni e recuperano la palla gli azzurri, il suggerimento in profondità è troppo lungo, esce dalla propria area di rigore il portiere Dazayev e affida a Bessonov, il cui lancio è controllato da Ferri. Giannini, poi De Agostini, ancora Ferri, Baresi,
piondata in profondità a cercare Vialli, ancora una buona finta di Vialli che va via sul filo del fallo laterale, tocca poi a beneficio di De Agostini, il cui traversone è intercettato da Kvyatulin e poi bloccato da Dazayev. Già alcune ottime giocate da parte soprattutto di Vialli. Sì, Vialli si sta muovendo molto bene soprattutto. Attenzione, poi c'è questa conclusione da parte di De Napoli sul fondo, scusa Sandro. Soprattutto i nostri stanno mettendo in difficoltà i sovietici quando fanno delle giocate in velocità, in rapidità. Dobbiamo considerare che i sovietici vengono da una lunga sosta e questa è la prima partita che fanno dopo alcuni mesi, per cui non sono ancora rodati e se hanno fatto tutta la preparazione sul fondo nelle fasi dove ci vuole rapidità e velocità non sono ancora all'altezza, anche la stazza fisica loro, sono tutti giocatori piuttosto alti con passo lungo e si trovano in difficoltà nella rapidità e soprattutto nelle zone intermedie a quelle del centro. Intanto il vento disturba abbastanza vistosamente le parabole aeree del pallone. Donadoni, De Napoli per l'inserimento di Baresi sul quale ha chiuso in fallo laterale Baltasciar. De Napoli per la rimessa su Giannini. Ecco il pallonetto di Giannini, è terminato a terra Mancini, l'arbitro lascia correre. Elegante e preciso questo disimpegno difensivo dei sovietici e Demianenko, ma poi gli azzurri rubano ancora palla. Alejnikov. Vedete che giocano molto sullo stretto anche in disimpegno difensivo. Vialli, porta vuota, calcio di rigore. Eccesso di confidenza da parte dei sovietici, al sesto Vialli. Ha intercettato un passaggio all'indietro, ha saltato il portiere Dazayev in uscita, a calcio di rigore ineccepibile. Ineccepibile, Dazayev è andato nettamente sui piedi di Vialli che lo aveva già superato avendo fatto scorrere la palla e i sovietici hanno commesso secondo me l'errore di voler giocare in spazi stretti ai quali non sono ancora abituati e difatti ecco vediamo benissimo Vialli ha controllato col sinistro, si è allungato la palla e Dazayev non poteva far altro che ostacolarlo altrimenti avrebbe potuto mettere la palla in rete facilmente. Per l'esecuzione dal dischetto Baresi. Baresi contro Dazayev. Parte Baresi, destro, gol! Italia in vantaggio al sesto del primo tempo, Franco Baresi porta in vantaggio su calcio di rigore i nostri. Abbiamo spesso ricordato il passato di Sandro Mazzola, questo episodio del calcio di rigore che ricorderà sì, un momento non particolarmente felice. Per un attimo mi sono ricordato il rigore che calciai all'Olimpico contro l'Unione Sovietica, il grande mitico Yashin, sbagliandolo e era un rigore decisivo perché avevamo perso 2-0 in Unione Sovietica e questa era la partita di ritorno proprio per gli europei, finì 1-1 con gol di Rivera sul mio passaggio, ma un passaggio gol non vale quanto un rigore sbagliato. E siamo ora a un calcio di punizione per l'Unione Sovietica all'esecuzione Litovchenko. Affollatissima la nostra area ed è Agostini che mette fuori sulla ribattuta però è pronto Kosmanov, stringono ancora in pressing molto bene gli azzurri mettendo in difficoltà un po' i sovietici che hanno la tendenza al palleggio rallentato, i nostri sono molto rapidi. I nostri sono molto più rapidi e un fatto strano che sto vedendo ma credo interessante è il numero 2 sovietico che è Besonov che è un difensore, ha quasi sempre giocato da difensore, sta occupando una posizione di centrocampista addirittura spesso a ridosso delle punte ed è una posizione tattica che non riesco a capire come possa dare dei frutti alla nostra squadra avversaria. Intanto su De Agostini è stato commesso forse un fallo, la rimessa comunque per i sovietici, tenta di andare via Protasov che nominalmente è l'unica punta della formazione di Lobanovskij, ancora una rimessa laterale, il traversone effettuato da Litovchenko dalla parte opposta alla caccia del pallone Yaremchuk con il disturbo di De Napoli, la palla sfila a fondo campo. Francini, Zenga, ricorderete che recentemente ci sono stati alcuni calci di rigore a favore della nostra nazionale il cui esito non è stato particolarmente fortunato
In particolare ricorderemo l'errore dal dischetto di Mancini nella partita con la Svezia. Direi che forse anche il modo come Baresi ha calciato il rigore dimostra una certa preoccupazione. Solitamente Baresi calcia con una certa potenza, però cerca di piazzare la palla. Questa volta ha guardato solamente a calciare con molta potenza, difatti il tiro è stato anche centrale, cioè ha badato più al risultato che non alla bellezza del tiro. Intanto c'è stato un fallo su Gianluca Vialli, che vedete si sta rialzando. La conseguente punizione battuta da Ferri a vantaggio proprio di Baresi, che ha segnato il rigore che consente all'Italia di condurre per 1-0. Donadoni, la palla è per Giannini. Su Giannini c'è l'attacco di Iacovenko, ancora intervento dell'arbitro che, vi ripeto, è l'ingegnere turco Yusuf Namoglu di 41 anni che comanda questo calcio di punizione per i nostri, con palla a Baresi. Ferri, De Napoli, Donadoni, alza la palla Donadoni, palla verso Giannini, svarione difensivo da parte dei sovietici, poi il colpo di testa di Aleinikov, palla ancora nei pressi dell'area sovietica, messa fuori con Litovchenko alla impostazione. Il suo lungo lancio profondo, tra l'altro la traiettoria del pallone è allungata anche dal vento, Baresi sorveglia tutto e lascia che la palla si spenga a fondo campo. Ferri, Baresi, suo destro Radente, in controtempo Vialli, palla però recuperata prontamente da De Agostini, poi De Napoli, ora Baresi. Ecco Baresi che si sgancia, chiede la collaborazione di Francini, il quale scivola ma mantiene il controllo del pallone, poi c'è Giannini che tenta di andare via ma viene fermato. Aleinikov, Iacovenko, Iacovenko salta ancora Francini, poi c'è la posizione irregolare di Protasov. Tra l'altro Francini già in due occasioni è scivolato, ha detto che il terreno è allentato, probabilmente non ha i tacchetti ideali. Sì, o forse non ha anche considerato che questa notte c'è stato un acquazzone e non ha regolato bene i tacchetti, l'abbiamo visto infatti in due occasioni, nel momento in cui doveva cambiare senso di marcia i tacchetti non hanno fatto presa, quindi nell'intervallo dovrà provvedere, perché non bisogna scherzare troppo con questi avversari. Zenga, si gioca intanto da 12 minuti nel corso del primo tempo qui allo stadio della Vittoria di Bari tra Italia e Unione Sovietica. Il risultato è di 1-0 a favore degli azzurri, in forza del gol messo a segno su calcio di rigore da Baresi, che vedete in possesso di palla al sesto del primo tempo. Il lancio di Baresi è verso Vialli, sul quale è saltato anche Baltasciai in azione irregolare. De Napoli che ha ricevuto da Donadoni, palla ancora per Vialli, tenta di far filtrare il pallone sul rimpallo De Napoli, il cui suggerimento però è intercettato, e vengono fuori i sovietici ancora con questa loro ragnatela di passaggi orizzontali piuttosto pericolosi, comunque precisi. Litovchenko, ecco il lancio in profondità, scatta in posizione regolare Protasov, che forse però ha disturbato Ferri al momento dell'anticipo. Fatto sta che poi Zenga risolve tutto in uscita. Sì, la sensazione è che Protasov abbia spinto Ferri nel momento in cui Ferri stava arrivando sulla palla, comunque è andato tutto bene. Segnalini non aveva segnalato questa azione all'arbitro, forse preoccupato di guardare se era in fuorigioco o meno Protasov, ma non era in fuorigioco, era solo un fallo a favore nostro. Intanto c'è il disimpegno di Kvyatulin per il portiere Dazayev, il quale ha subito dato a Demianenko, Iacovenko, palla in profondità per Protasov, molto mobile, Ferri allunga la gamba e tocca all'indietro a Zenga. Benché Lobanovskij abbia mandato in campo una formazione leggermente diversa da quella che ci si attendeva, restano pur sempre gli uomini della Dinamo di Kiev quelli che costituiscono il blocco di questa formazione. Sì, questo non lo si spiega neanche molto, in quanto la Dinamo di Kiev non sta andando molto bene in campionato, ma certamente Lobanovskij sta guardando all'europeo più che a mettere una formazione che può essere in condizione in questo momento. È una squadra che ha fatto grandissime cose nel passato, adesso leggermente in crisi, e che forse pecca di inventiva. E mentre tatticamente e atleticamente è una squadra sempre ben preparata. Gozmanov intanto ha rubato il pallone, lo dà al centro per la prontissima uscita di Zenga.
Ancora un anticipo da parte dei sovietici, poi c'è la conclusione da parte di Yaremchuk, ribattuta da Ferri. Hanno prodotto due giocate d'anticipo straordinarie i due difensori sovietici. Ora però la palla in possesso dell'Italia con Vialli, la dà Francini. Baresi, continua l'insidia del vento e del terreno allentato. Bergomi, De Napoli, Donadoni, bello il tocco per l'inserimento di Bergomi, sul quale però si porta prontamente Demianenko, fallo poi di Bergomi su quest'ultimo. Il lancio di Demianenko a cercare Litovchenko, su di lui Francini, ora Mancini, Baresi. Rischia il dribbling, poi tocca con l'esterno per De Agostini che può prolungare su Francini. Viene in posizione di ala sinistra, ora Mancini, eccolo servito. Mancini salta Chidiatoli, brutto il fallo di Chidiatoli. Sì, era nettamente in ritardo, questo è un libero che sa venire fuori molto bene dai piedi buoni, ricorda anche un po' il nostro Baresi, però nelle chiusure non è molto tempestivo e qui sicuramente era in ritardo. Mancini lo aveva saltato con un leggero pallonetto, con un'ottima azione. Ancora Mancini, fuori per Giannini. Pallonetto, ribattuto, arriva Bergomi. Tocca per Vialli, su Vialli c'è Demianenko, il tocco di Vialli controllato da Baltascià, il cui rinvio poi è ribattuto da Baresi, il tocco all'indietro di De Agostini e per Ferri. Mancini, bene ancora per De Agostini, combinano nuovamente i due, il lancio di Mancini però è intercettato da Litovchenko. Ecco il lancio in profondità, attenzione, si aprono i nostri e Baresi commette un fallo vistoso su Protasov. Beh, è stato costretto, ormai Protasov aveva cambiato marcia, abbiamo visto benissimo che era andato a discreta velocità sulla palla, poi quando ha visto che Baresi stava recuperando ha innestato una marcia in più e l'aveva quasi saltato e a Baresi non è rimasto altro che fermarlo. Ecco, forse poteva arrivarci con le mani in modo da non fargli male, però era l'unico modo per fermare il difensore avversario che si sarebbe presentato davanti a Zenga e Protasov è un giocatore che nei 20 metri è micidiale. Vedete che in effetti Protasov velocissimo aveva saltato Baresi, il quale si disinteressa del pallone e va con un fallo nettissimo a fermare l'avversario e a meritarsi l'ammonizione. Mi pare che il cartellino giallo sia ineccepibile. Sì, in questi casi gli arbitri fanno bene ad intervenire, era un'entrata anche a forbice, per cui se la caviglia di Protasov rimaneva fra quelle di Baresi poteva diventare poteva essere l'infortunio molto più pericoloso di quello che è stato. Attenzione che nelle file dei sovietici c'è uno specialista dei tiri di punizione, si tratta del libero Chidiatulin. Lo vedete in effetti appostato nei pressi del pallone. Chidiatulin però non tira direttamente, tocca a beneficio di un compagno il quale infila il pallone dell'1-1. Tutti si aspettavano l'esecuzione di Chidiatulin, invece il tiro è stato effettuato da Litovchenko che ha portato le due squadre in parità. Forse la barriera nostra non è stata piazzata molto bene perché Litovchenko ha potuto tirare sul paro lontano di Zenga, anche con una palla sporca perché ha colpito la palla sull'alto del pallone, quindi l'ha un po' schiacciata e è venuta una piccola parabola e penso che non fosse parabile un tiro di questo tipo. Fallo ancora intanto su Vialli, siamo sull'1-1 mentre si gioca il 18° minuto del primo tempo. Punizione battuta da Giannini per Bergomi verso Donadoni, su quale Alejnikov si è rifugiato in fallo laterale. La rimessa è dello stesso Donadoni. De Napoli, Bergomi che riesce a effettuare il traversone, c'è Vialli in piena area di rigore circondato da avversari, poi Mancini, Bergomi ribatte, De Agostini tocca per Giannini invita in avanti Baresi il cui lunghissimo lancio viene bloccato in presa da Dazayev. Gotsmanov, Litovchenko,
puntata in profondità, nessun problema per Zenga. E in effetti, quantunque i nostri difensori si siano trovati anche in occasione del gol subito in superiorità numerica, si sono fatti infilare dalla velocità di Protasov. Sì, Protasov è un giocatore a 1,85 di statura, delle buone masse muscolari, e quando è lanciato, cioè, è un po' lento nei primi 5-8 metri, però quando prende velocità diventa quasi irraggiungibile. Giannini intanto, vedete, costretto laboriosamente a lavorare il pallone, ancora i sovietici in avanti con Gozmanov, il traversone bloccato da Zeng. Ripartono gli azzurri. Sta facendo effetto un po' il pressing degli avversari e vengono a pressare subito i difensori nostri quando hanno la palla, e ci hanno già rubato diversi palloni nella nostra zona difensiva, palloni che diventano sempre pericolosi. Del resto anche gli azzurri sono passati in vantaggio proprio rubando palla agli avversari ed entrando in pressing. Intanto c'è questo lancio di Jakovenko che mette in movimento Demianenko. Ecco il passaggio per Yaremchuk. Su di lui Bergomin fa la laterale. Paiono un po' più contratti, più preoccupati i nostri, che avevano avuto un avvio vertiginoso e molto promettente. Sì, dopo una partenza molto buona si sono un po' chiusi, forse anche la difficoltà di capire un po' le marcature che devono eseguire sugli avversari. L'unica marcatura fissa è quella di Ferri su Protasov, per il resto i sovietici rientrano tutti e ripartono a turno, e anche cambiando i giocatori che si inseriscono, per cui Bergomi e Francini sono un po' in difficoltà in questo movimento degli avversari. Bessanov. Demianenko. Ancora Bessanov. Ecco che si inserisce Aleinikov, il passaggio però per Baltascià che batte in profondità, sfiora la palla Protasov, va Zenga a evitare un possibile calcio d'angolo. Siamo al 21esimo del primo tempo qui a Bari tra Italia e Unione Sovietica, il risultato è di 1-1, vi ricordo i marcatori: Baresi sul rigore al sesto e al 18esimo Litovchenko su punizione per l'Unione Sovietica. Vialli intanto De Agostini, ancora il lungo lancio molto bello per Vialli sul quale c'è Baltascià. Vialli tenta di ingannare l'avversario, mette al centro ma la palla sfila a fondo campo. Vialli tra l'altro quest'oggi praticamente riceverà ufficialmente il premio nel concorso della IP per il miglior giocatore azzurro. Pallone intanto che giunge a Zenga, il quale lo cede a Baresi. Ancora Zenga. I nostri appaiono molto circospetti, quasi timorosi. Sì, probabilmente il fatto di essere andati in vantaggio li ha caricati di responsabilità, e questo pressing degli avversari non permette a Giannini o a De Agostini o a De Napoli di farsi subito vedere per fare partire l'azione. Difatti abbiamo difficoltà a farla partire. Quando invece siamo nella metà campo avversaria con degli schemi rapidi e con Vialli che tenta delle sortite, riusciamo a fare delle giocate molto migliori. C'è un calcio di punizione per l'Italia, sta per batterlo Baresi. Vedete che il pallone non resta fermo per l'incidenza del vento, e ancora c'è un fallo su Vialli commesso sempre da Baltascià. Mancini, pallonetto di Mancini, Donadoni che prolunga, scivola ancora Francini, Litovchenko, poi Donadoni, Mancini che mette in mezzo, c'è la ribattuta, palla per Ferri, Bergomi, Baresi, Vialli. C'è un fallo su Vialli, mentre i nostri sembrano più in imbarazzo rispetto agli avversari per le capricciose parabole del pallone sull'incidenza del vento. Sì, perché gli avversari giocano col vento a favore e per noi il vento è contro, quindi rallenta le azioni, rallenta i passaggi e anche, diciamo, che la disposizione. Intanto c'è questo ottimo inserimento sul traversone da parte di Giannini con colpo di testa che termina alto.
diciamo che anche la disposizione a zona degli avversari ci mette un po' in difficoltà, perché facciamo fatica a trovare gli spazi nei quali inserirci. L'unico finora che è riuscito a fare molto bene questa manovra è Vialli in alcune occasioni, e Giannini prima su quel lancio di Baresi aveva pescato tutti gli avversari fermi che facevano il fuorigioco, e ancora questa volta si è reinserito molto bene. Palla per Kvyatulin col suo sinistro, colpo di testa di Di Agostini, ribattuto, palla controllata poi da Demianenko. Sempre molto insidiosi i sovietici, Yaremchuk sul raddoppio degli italiani, mantiene il possesso della palla, poi c'è Yakovenko, ancora Yaremchuk, ecco il suo traversone che pesca da quest'altra parte, Gozmanov va sul fondo, Gozmanov effettua il traversone, attenzione, la porta è vuota e fortunatamente Litovchenko non trova il tempo per la battuta. Contrattacco dell'Italia, palla per Vialli, il colpo di tacco a Donadoni, il lancio di Donadoni in profondità, scatta ancora Vialli, su di lui alla meglio stavolta Baltascià, quest'altro colpo di testa di Francini, la palla è controllata da Yakovenko, ora da Bessonov, ancora Bessonov che tenta la combinazione con Yakovenko, fermato Donadoni, subentra Baresi, Francini. Si assiste spesso a dei raggruppamenti di molti giocatori intorno al pallone a testimonianza del fatto che c'è pressing da una parte e dall'altra. Sì, c'è pressing da una parte e dall'altra, poi c'è vento e il terreno a volte irregolare, per cui non potendo controllare subito bene la palla e renderla giocabile si è costretti a subire pressing, e quindi ci sono 8 giocatori raggruppati in una zona di campo con difficoltà poi ad uscirne. De Agostini, Giannini, Baltascià, Demianenko, ecco la profonda incursione di quest'ultimo che poi si ferma, salta un avversario, tenta di servire Yakovenko, recuperano i nostri ma poi perdono palla su Alejnikov. Yaremchuk, Kvyatulin, gioco approssimativo da una parte e dall'altra, ma i sovietici vedete che si propongono ancora pericolosamente in avanti e costringono in calcio d'angolo gli azzurri. L'ultimo colpo di testa è stato di Ferri. Mi pare che i nostri stanno veramente facendo fatica a controllare anche la palla per poter proporre delle azioni, anche perché non hanno un punto di riferimento fisso in avanti. A turno Mancini e Vialli fanno da punto di riferimento, però con la disposizione di 4 uomini quasi in linea zona, il libero leggermente un po' più dietro, comunque 3 difensori, è difficile riuscire a pescare da lontano su un terreno un po' irregolare col vento contro. Litovchenko pericolosissimo, il calcio d'angolo ribattuto dalla parte opposta, Yaremchuk, palla ancora a spiovere, esce Zenga e blocca. Battuta insidiosissima da parte di Litovchenko che ha colpito con l'esterno destro a rientrare verso la porta di Zenga. Intanto siamo giunti al 27esimo del primo tempo, il risultato è di 1-1, ancora i sovietici con Yaremchuk, velocissimo, salta anche Baresi ma la palla poi termina tra le braccia di Zenga. E in effetti ormai da parecchi minuti la nostra nazionale stenta a organizzare una credibile manovra a centrocampo, forse bisognerebbe tentare di tenere il pallone basso proprio per evitare il disturbo del vento. Sì, per la squadra che gioca contro vento è il problema più grosso, quello di alzare la palla, perché si ferma a metà strada, ora allenta la sua corsa e quindi il compagno che deve riceverla non può sapere con precisione dove andare a raggiungerla. Intanto è stato battuto un calcio di punizione per l'Italia, la palla è per Mancini, Mancini effettua il lancio a cercare Bergomi, è ben piazzato Kvyatulin, poi Baltascià, poi il pallone ancora verso l'area di rigore sovietica, però viene immediatamente controllato dai nostri avversari che ora sono all'impostazione con questo lungo lancio di Litovchenko, controllato peraltro da Donadoni, ora da Giannini, Baresi, De Agostini verso Francini che entra in contatto con Gozmanov, l'arbitro facendo che si può proseguire, inquadrato Francini. Gozmanov,
In effetti hanno una disposizione tattica un po' particolare e assolutamente imprevedibile i sovieti. Sì, ma solitamente eravamo abituati a vedere giocare con un 4-4-2, quindi con due punte, quattro centrocampisti, quattro difensori. Qui invece in pratica c'è una punta unica e cinque centrocampisti che si trasformano agli aiutanti della punta a secondo della situazione ed anche i difensori, per cui c'è un pacchetto di centrocampo formato da nove uomini ed è difficile da saltare e permette un certo pressing. Fidiatoli intanto ha perso palla da Giannini a Vialli, area di rigore, tiro, gol! Gran gol ancora di Gianluca Vialli, che vedete esultante, splendida l'esecuzione, molto bello e tempestivo anche il passaggio di Giannini. Giannini è stato molto bravo innanzitutto a interrompere l'azione, poi ad aspettare il momento opportuno per lanciare Vialli in modo che non andasse in fuorigioco e nel contempo il difensore non potesse intervenire. Direi che Vialli è stato molto intelligente nell'inserimento e ha colpito la palla con precisione e con potenza. Ecco, lo vediamo con il collo destro pieno e ha spiazzato completamente Dasaev, che non si aspettava la palla sul primo palo ma se l'aspettava sul secondo, difatti è rimasto in bilico ed è caduto senza poter tentare di raggiungerla. La posizione molto defilata, si potrebbe dire un gol analogo a quello segnato da Vialli contro la Svezia, anche se dalla parte opposta. Comunque molto molto bravo Vialli, mentre i sovietici vengono subito in avanti ed è Ferri che sventa la loro iniziativa in palo laterale. Gara giocata non esemplarmente sotto il profilo della precisione dello spettacolo, ma indubbiamente gradevole se non altro per questa messe di gol, ne sono già stati segnati tre in mezz'ora. Kvyatulin intanto, Baltasha opportunamente non corre rischi e dà l'indietro ad Dasaev, perché tutti e due i nostri gol sono nati da leggerezze difensive dei nostri avversari. Sì, è meglio, difatti sia noi che loro siamo andati al gol su degli errori difensivi dovuti un po' al terreno, un po' al vento, ma dovuti al fatto che tutte e due le squadre operano un buon pressing e forse più continuo quello sovietico, però anche il nostro è molto buono e anche se viene fatto a intervalli, però questo permette di prendere fiato e di essere più precisi forse nel riproporre il contropiede. Intanto c'è un calcio d'angolo per il colpo di testa all'indietro di Ferri, anche in questo caso è stato il vento a disturbare il nostro giocatore. Il traversone ribattuto da De Napoli, la palla è fuori, ecco Kvyatulin, lancio in profondità molto bello di Kvyatulin per l'inserimento di Demianenko, che aveva saltato la linea dei nostri difensori partendo da posizione regolare. Sì, perché i nostri avevano fatto il fuorigioco, ma i giocatori sovietici che stavano davanti in linea canotti sono rientrati tutti e il giocatore che è partito da dietro una ventina di metri si poteva presentare davanti a Zenga in posizione regolare. Diciamo che questa volta il vento ha allungato sicuramente la traiettoria della palla e non ha permesso al difensore sovietico di raggiungerla. Palla intanto per Baresi, ora per Bergomi. Bergomi si incrocia con Donadoni, Donadoni per De Agostini, questi a Ferri. Francini, vedete che tengono bassa la palla i nostri, il lancio in profondità verso De Agostini, si inserisce ancora Francini e nuovamente scivola. Effettivamente è un po' in imbarazzo, deve aver sbagliato i tacchetti come abbiamo sottolineato subito. Sì, probabilmente anche il fatto che sta giocando nella zona d'ombra, quindi è la zona dove il campo ha fatto meno, ci ha messo di più, non è ancora asciutto come dall'altra parte dove c'è il sole. Ecco intanto un altro pallone recuperato dai nostri con Mancini che dà a Donadoni, si propone sulla destra Vialli, Donadoni va centralmente, dà a Mancini, Mancini sbaglia il controllo e sfuma questa opportunità. Comunque sono molto vivaci i nostri in avanti ed ecco un nuovo inserimento di Bessonov che forse si è aiutato con un braccio. La palla comunque termina fuori, la rimessa è per i sovietici, ancora in possesso di palla con Litovchenko, ecco il suo pallonetto centrale, palla per Ferri, attenzione, rovescia bene Ferri. Alejnikov, poi Bergomi. Poi Vialli che tiene in campo un ottimo pallone, applauditissimo, ancora Vialli che ha ricevuto da Donadoni, combinano i due, un rimpallo favorevole a Donadoni ma fanno in tempo a chiudere i sovietici. Kvyatulin, ora Demianenko, quindi Yakovenko, partita tutto sommato gradevole. Kvyatulin, Litovchenko, Kvyatulin, Bessonov,
Iacovenko, il traversone di quest'ultimo, il colpo di testa di Ferri, è ben appostato Giannini e poi spazza Baresi con palla che si impenna e torna addirittura all'indietro, finendo poi in palla laterale. Sì, in effetti oltre a Francini anche altri nostri giocatori sembrano avere difficoltà d'equilibrio. Probabilmente durante l'intervallo si provvederà con tacchetti diversi, ma è De Napoli che va in profondità ancora verso Vialli. Vialli, gara di gol, puntata, gol! Gol straordinario, riflesso di Vialli che ha battuto sul tempo quando sembrava ormai anticipato dall'avversario. Osserviamo, vedete Vialli che allunga la punta del piede e segna con una prodezza personale davvero notevole. Sì, praticamente era una palla che difficilmente avrebbe potuto raggiungere. Vialli se ne è reso conto e si è buttato con la punta del piede, è riuscito ad anticipare proprio di un soffio il difensore che ormai pensava di poter mettere la palla in corner. In effetti Baltasciada aveva l'impressione di essere in vantaggio sul pallone e Vialli con un guizzo eccezionale è riuscito ad anticiparlo e a portare a tre le nostre reti al 35esimo del primo tempo. Vialli e ancora Vialli. Dopo il gol iniziale di Baresi, Gozmanov, Iacovenko, Bessonov, ancora Bessonov, cambia gioco all'indietro verso Demianenko. Baltasciá, Demianenko, Baltasciá, il giocatore che Vialli ha anticipato, ecco il suggerimento verso Iacovenko, il quale da centralmente per Bessonov, tentano ancora la combinazione dei due, intercetta De Agostini, da Giannini, fallo su Giannini. Giannini all'esecuzione del calcio di punizione. Ecco Francini. Ancora Vialli, il tocco a cercare il suo gemello della Sampdoria, Mancini, la palla in palla laterale. Vedete il magnifico colpo d'occhio che presenta lo stadio della Vittoria, gremito in ogni ordine di posti. Già ho avuto modo di sottolineare, e avete visto ancora Giannini che è scivolato, vi dicevo che ha avuto modo di sottolineare come Bari abbia risposto alla grande. Brutto intanto il fallo subito da Giannini. Sì, molto brutto, la palla ormai era lontana e credo che come per il caso di Baresi anche in questo caso l'arbitro dovrebbe intervenire con il cartellino giallo, perché l'azione è stata nettamente sulle gambe del nostro calciatore senza possibilità. L'arbitro ti ha sentito, infatti sta estraendo il cartellino giallo e ammonisce Iacovenko, autore del fallo. Ecco che rivediamo, vedete, in effetti ha attanagliato a forbice il giocatore disinteressandosi del pallone mirando solo alle gambe. Sì, sono questi falli a mio modo di vedere più pericolosi per chi li subisce, perché se una delle due gambe del giocatore che subisce fallo rimane in mezzo alla forbice può avere conseguenze molto gravi per il giocatore. Siamo intanto sul 3-1 mentre si gioca il 37esimo minuto del primo tempo, 3-1 per l'Italia, vi ricordo Baresi su rigore, poi il pareggio di Litovchenko, la doppietta di Vialli con Mancini in possesso di palla, ecco ancora Mancini, prova il destro, lo svirgola, il pallone viene tenuto in campo dal vento, c'è un colpo di testa di Yaremchuk e la rimessa per i nostri con ovazione a Vialli che è andato a raccogliere il pallone sotto le tribune, eccolo ancora Vialli. Si inserisce De Napoli, solito generosissimo combattente per Giannini, di prima il lancio, Donadoni, destro dal limite, Dasayev mette in calcio d'angolo riscattandosi di alcune precedenti incertezze, molto bella la parata di Dasayev sul tiro di Donadoni. Sì, anche perché il tiro di Donadoni è stato improvviso, Donadoni aveva Francini sulla sinistra, ha fatto finta di girarsi per dargli palla, poi all'improvviso si è girato all'altra parte e ha tirato un tiro preciso anche se non molto potente. Ancora sul cross di Donadoni l'uscita di Dasayev, provano i sovietici ma Litovchenko controlla male, trascina egli stesso la palla in fallo laterale per una rimessa dei nostri con Giannini che poi lascia l'incarico a De Agostini. Anticipato ancora in fallo laterale da Gozmanov Mancini.
per la rimessa nuovamente De Agostini, è l'unico giocatore della Juventus in questa nazionale. Palla per Mancini, nuovo fallo laterale, sempre provocato da Gotsmanov. De Agostini, Donadoni, tenta di andare via con una finezza, ma l'ultimo tocco è suo, la rimessa pertanto è sovietica. Abbiamo detto in apertura di cronaca che gli occhi di tutti erano puntati su Mancini, ma tutto sommato anche De Agostini è sottoposto a una specie di esame, visto che gioca a centrocampo, un ruolo che ricopre nella Juventus ma che non è forse il suo ruolo naturale, essendo il giocatore forse più portato a coprire la fascia sinistra, ma mi pare che abbia giocato bene finora. Sì, direi che tra i due forse è De Agostini quello che finora ha fatto le cose migliori, anche se bisogna dire che Mancini ha più difficoltà perché gioca in spazi molto più larghi e si trova quasi sempre due avversari addosso e sta facendo soprattutto un lavoro di movimento che lascia spazi a Vialli, e questo è molto interessante. Però De Agostini sta superando l'esame secondo me molto bene. Palla intanto manovrata ora da Iacovenko, che dà l'indietro a Kvyatulin, da questi a Gotsmanov. Ancora insistono con questi palleggi difensivi sovietici, poi la battuta lunga di Gotsmanov, il colpo di testa termina in fallo laterale, intendeva raggiungere Aleinikov, la rimessa di Francini per Baresi. Ecco Baresi che rischia il dribbling, dà l'indietro a Ferri, il quale ribatte lungo, almeno nelle sue intenzioni, il vento però blocca la parabola del pallone che poi termina a Zenga. Siamo al 41esimo del primo tempo, De Napoli, Donadoni, Giannini. Affonda Giannini, chiama su di te tre avversari e poi da Donadoni, Donadoni Vialli, tentativo di triangolo, sulla ribattuta ancora Vialli, il tocco all'indietro è per De Napoli, appoggia sulla destra Bergomi, De Napoli poi torna sui suoi passi, serve Giannini che salta un avversario, può provare il tiro, ma da Vialli in leggero controtempo, va sul fondo, il cross, arriva dalla parte opposta Mancini che tocca fuori per Giannini, da questi a De Agostini, con il destro prova la battuta, non è il suo piede, e sovietici che vengono immediatamente bloccati dai nostri. Buono ancora questo disimpegno, però De Agostini non trova il passaggio giusto per l'inserimento di Francini. Protasov, fallo poi di Bergomi. In effetti quando accelerano i nostri danno l'impressione di poter mettere in netta difficoltà gli avversari. Sicuramente i sovietici non sono ancora rodati per una partita così impegnativa come può essere quella con una nazionale come la nostra che è nel pieno del campionato, però bisogna dire che sono anche i nostri che stanno giocando bene, si stanno disimpegnando con dei triangoli e stanno facendo un ottimo pressing. Bessonov che continua a mantenere una posizione molto avanzata, poi sulla palla è Baltashah, ora Demianenko e quindi il portiere Dazaev. Dazaev è un portiere che gode di grossa considerazione internazionale, considerato l'erede naturale del grande Lev Yashin, quello che tu hai citato, che ti ha quasi ipnotizzato quando hai tirato il calcio di rigore, vero? Sì, Yashin è stato secondo me uno dei più grandi fra gli stranieri, io metto Gilmar primo, il due volte campione del mondo, e poi Yashin, e direi che oggi in campo abbiamo il numero uno e il numero tre nella lista dei giornalisti mondiali. Attenzione, intanto c'è ancora Giannini che entra in area, tiro fuori di poco. Peccato perché la palla gli è scivolata sull'esterno del piede al momento del tiro, Giannini avrebbe voluto calciare sull'altro palo, invece è scivolata sull'esterno ed è uscita. Stavo dicendo che ci sono di fronte il numero uno, a secondo di un referendum fra tutti i giornalisti del mondo, a livello di portieri, Dajev, e il numero tre che è Zenga, e direi che Zenga finora è stato inoperoso e sul gol non c'era niente da fare, e Dajev forse è stato un po' incerto sul secondo gol di Vialli, però non si può dire chi dei due finora sia stato migliore. Kvyatulin intanto è venuto in avanti, poi dopo una serie di rimpalli è Aleinikov che dà l'indietro a Baltashah, da questi a Gotsmanov. Bessonov è forse il giocatore che si mette in maggiore imbarazzo, perché galoppa da una parte all'altra del centrocampo inserendosi anche in profondità,
e quindi non sappiamo mai con chi marcarlo. Sì, non si riesce a capire la posizione, cioè se ha un ruolo tattico particolare o che cosa stiano combinando, solo che quando si inserisce uno dei nostri deve andare a cercarlo, spesso è stato Bergomi, e quindi abbiamo visto i due numeri due a confronto. Lobanowski è per un calcio totale, un calcio dove tutti sono attaccanti, punte, difensori, però mi pare che questa posizione di Bersonov non sia molto producente per la squadra sovietica. Rozmanov intanto va alla conclusione, Zenga blocca senza difficoltà. Ci avviamo alla conclusione di un primo tempo che ci ha regalato soddisfazioni. Subito dopo il gol dei sovietici la nostra nazionale ha avuto un periodo non brillantissimo, poi si è ripresa molto bene. Ecco ancora Vialli, l'eroe della giornata fino in questo momento, e ancora viene toccato irregolarmente sulla caviglia da Litovchenko. Non mi pare però che in questo caso ci sia stata cattiveria nel fallo, è stato Vialli che ha cambiato passo e ha anticipato l'avversario che ormai era lanciato per prendere il pallone e è andato sulla caviglia di Vialli. Avete visto la smorfia di dolore di Gianluca Vialli, speriamo naturalmente che non si tratti di nulla di grave, ecco che rivediamo l'azione. Vedete De Agostini che recupera il pallone, poi anticipa un altro avversario, lo dà a Vialli che è in vantaggio rispetto a Litovchenko che lo sta inseguendo. Vedete Litovchenko il pestone alla caviglia, però è difficile dire se cercasse il pallone o meno, fatto sta che sono scontri di gioco che capitano. Sì, rivisto forse c'è un po' più di intenzionalità, sarebbe da valutare se la zampata di Litovchenko era per arrivare quei 30 centimetri più avanti sul pallone o sul piede di Vialli. Rivisto forse mi viene il dubbio che sia andato al bersaglio grosso e non al pallone. Intanto il primo tempo è praticamente finito, siamo nella fase del recupero, vi ricordo il risultato di 3-1, mentre l'applauso che sentite è rivolto a Vialli che era rimasto a terra infortunato. Come puntualmente ci ripropone a rallenti il regista Tomasetti, mentre vedete che purtroppo Gianluca si sta portando a bordo campo. Vi ripeto che siamo agli sgoccioli, mentre il professor Vecchietta accanto a Vialli ha fatto cenno alla panchina, può anche darsi che ci sia sostituzione. Mancini comunque batte questo calcio di punizione sulla cui parabola arcuata non ha difficoltà Dasaev a bloccare. Palla per Demianenko, il tempo è abbondantemente scaduto, applausi a Vialli che dolorante si porta verso la nostra panchina, non ci voleva questo infortunio. Palla recuperata dai nostri che sono in 10, fischio dell'arbitro turco Namoglu, si va negli spogliatoi e ora cercheremo di sapere che cosa si sia in realtà fatto Gianluca Vialli. Vedete le telecamere guidate da Tomasetti ancora sul nostro numero 11, autore di una splendida doppietta e sfortunato protagonista nella fase finale del tempo per il fallo subito da Litovchenko con caviglia dolorante. Speriamo che tutto si risolva per il meglio. Comunque Vialli mi pare che stia camminando, sia pure denotando dolore, ma in maniera abbastanza sì, rispetto normale. A appena si era rialzato sta camminando meglio. Il pericolo penso che sia non tanto il pestone, in quanto se è soltanto una questione di questo tipo non è preoccupante, ma un'eventuale distorsione, e speriamo che non sia così. Si va a riposo dunque sul 3-1, linea allo studio, a più tardi per la diretta del secondo tempo. Amici sportivi, siete nuovamente collegati in diretta con lo stadio della Vittoria di Bari, dove sta per avere inizio il secondo tempo dell'amichevole tra Italia e Unione Sovietica. Vi ricordo il risultato di 3-1 a favore dei nostri. Non rientra in campo Gianluca Vialli, rimasto infortunato proprio nella fase finale del primo tempo, speriamo che non si tratti di nulla di grave, e c'è la grande opportunità per Ruggero Rizzitelli al debutto nella nazionale maggiore. È un enfant du pays, infatti pugliese, di Santa Margherita di Savoia, gioca con il Cesena, un debutto particolarmente stimolante per lui anche perché si gioca nelle sue terre. Per quanto riguarda il primo tempo,
carnevale è ormai finito in tutta Italia tranne a Milano, dove il carnevale ambrosiano si conclude stasera. Però questa squadra dell'Unione Sovietica sembra un po' una squadra in maschera. Dici che Lobanovskij abbia fatto delle scelte volute per trarre un po' in inganno gli osservatori? Vi ricordo che ci sono in tribuna anche Muñoz della Spagna e Piontek della Danimarca. Sandro, cosa ne pensi? Vista la squadra in campo penso di sì, che non si sia voluto scoprire in vista degli europei. Se voleva confondere le idee sicuramente ai suoi giocatori le ha confuse, perché non abbiamo potuto vedere un filo tattico, un punto di riferimento a questa squadra. Probabilmente la mancanza di Zafarov, che è un po' il punto di riferimento per tutti, non ha permesso alla manovra di uscire. Però abbiamo visto solamente un fuorigioco approssimativo, molte volte un solo difensore in fase difensiva a chiudere, e spesso saltato come nei due casi dei due gol di Vialli, un centrocampo che fa pressing e tutto qui, niente altro. Sta per cominciare il secondo tempo, tra l'altro Bessonov, lo vedete con la maglia numero 2, batterà il calcio d'inizio, ulteriore testimonianza del fatto che è da perlomeno sospettare qualche inghippo tattico da parte di Lobanovskij. Intanto c'è in campo il giocatore Belanov e quindi avremo l'opportunità di vedere Belanov, che come sapete è un giocatore particolarmente valido. Sono in campo Belanov e anche Pasulco. Vedremo il resto di chi sono stati dichiarati questi due giocatori. Dunque non c'è Protasov. Questo fallo Napoli. Rizzitelli che tocca il suo primo pallone con la maglia della nazionale maggiore, lo lavora bene costringendo in angolo gli avversari. Applausi del pubblico per Rizzitelli. Dalla bandierina è pronto a battere Donadoni. Parabola bassa, pallone ancora fuori. C'è il disturbo del vento ancora e ora per i difensori sovietici anche del sole. Donadoni. Buona la finta di corpo, buono anche il traversone e c'è il colpo di testa che termina sul fondo di Francini. Si era proposto molto bene sul cross di Vialli Francini, il suo colpo di testa è terminato fuori. Dazayev. Baltacià. Questo lancio in profondità, il colpo di testa di Francini, il tocco di De Napoli, il lavoro di Mancini che resiste bene a due avversari, poi su di lui interviene Litovchenko con palla in fallo laterale. Manca anche Iacovenko, come mi fa notare Gianfranco De Laurentiis, quindi non ci sono Protasov e Iacovenko, al loro posto Pasulco e Belanov, mentre Rizzitelli è ancora in palleggio al limite, tocca verso Giannini, il quale è costretto ad allargare sul De Napoli, la rovesciata di De Napoli che poi frena il suo slancio per evitare il fallo. Yaremchuk, Donadoni, molto bene, Ferri, Baresi, destro profondo, colpo di testa di Baltacià, ma pallone ancora per i nostri con Francini, Baresi, De Agostini, Francini, Bergomi, Rizzitelli, si gira benissimo Rizzitelli, ha l'appoggio sulla sinistra di Mancini, lo serve. Mancini converge su di lui Gozmanov in azione fallosa, calcio di punizione per gli azzurri, buon avvio della ripresa dei nostri. Buono, Rizzitelli si è già inserito bene, ha giocato bene e ha cercato
di giocare con facilità, con semplicità i primi palloni per entrare in clima di gara, segno che il ragazzo è in condizione e ha interpretato intelligentemente questo suo inserimento. Per quanto riguarda i nostri avversari, malgrado le sostituzioni, mi pare che lo schema tattico rimanga lo stesso, una sola punta, questa volta è Belanov, più veloce e più rapido di Protasov, però per il resto è sempre la stessa squadra con 5 centrocampisti. Intanto c'è la punizione battuta con malizia da parte di Mancini, bloccata da Dasejev, recupera immediatamente Donadoni, la palla per De Napoli, svirgola un po' il pallone costringendo alla rincorsa Bergomi, la cui battuta in profondità trova pronto Demianenko per il disimpegno sul portiere Dasejev. Ancora Demianenko. Arrivano notizie dagli spogliatoi per Vialli, distorsione alla caviglia destra e grosso ematoma. Indubbiamente non ci voleva, ma fortunatamente non mi sembra che sia qualcosa di veramente pericoloso, no? No, non è a molto... parte la distorsione. Sì, la distorsione probabilmente ci sarà stata di compromessi i legamenti, però da quello che abbiamo sentito non è un problema molto grave per Vialli. Splendido intanto Giannini, ha messo al centro un pallone sul quale c'è Gozmanov disturbato da Mancini. La palla è fuori, la rimessa è azzurra. Molto bello il lavoro di preparazione per il cross da parte di Giannini, che sta interpretando anch'egli con molta diligenza e anche con qualche preziosità stilistica la gara. A mio modo di vedere Giannini e Vialli sono i giocatori che fino a questo momento si sono distinti maggiormente, tutti gli altri sono buoni di più della sufficienza per gli altri, ma questi due in particolare stavano disputando una partita molto buona. Magnifico intanto Rizzitelli e poi ancora Mancini, che viene atterrato al limite dell'area di rigore. Altro lavoro pregevolissimo di Rizzitelli sulla fascia sinistra, che poi Mancini battuto dagli avversari, calcio di punizione al limite. Sì, i due si intendono molto bene e si integrano molto bene. Rizzitelli sta facendo giocate semplici e Mancini sta entrando molto di più in partita adesso che non prima, e lo si vede da come insiste nei dribbling e riesce a portarli a termine. Qui a questo punto, se non veniva fermato, era praticamente in porta, e quando Mancini tenta i colpi, come in questo caso di uno o due dribbling, è perché è completamente in partita. Intanto sulla palla si è portato Giannini, nei pressi anche Donadoni, poco più indietro Ferri, che verosimilmente sarà il giocatore che batterà. Ecco infatti il destro di Ferri che viene respinto da Bessonov. Donadoni va sul fondo, effettua il traversone dopo che la palla era uscita, protesta il pubblico, ma mi pare che l'interpretazione arbitrale sia corretta. Tra l'altro questo arbitro turco, mi sembra il signor l'ingegner Namoglu, mi sembra che se la sia cavata bene. Sì, finora diciamo che la partita non è particolarmente cattiva, però al minimo accenno è intervenuto, ha dato due ammonizioni giuste e sta interpretando secondo me il regolamento molto bene. Sul rinvio di Dasejev c'è la respinta di Bergomi, la palla controllata da Donadoni, autore anch'egli di una buona prova. Giannini, poi De Agostini, poi De Napoli, ora Ferri. A cercare Giannini, palla allungata dal vento, ma Giannini ne rientra ugualmente in possesso. Oh, bellissimo il suo tocco per Mancini, poi lo stesso Giannini che penetra in area, palla sul destro, respinta di Dasejev, poi ancora Dasejev che blocca sul tocco all'indietro di Kvyatulin. Magnifica azione di nostro. Molto bella azione, Giannini ha avuto un attimo di indecisione se servire Rizzitelli, poi il difensore sovietico aveva chiuso il passaggio e ha dovuto tentare da una posizione molto difficile, ha mirato l'angolo lontano, ma il portiere è stato molto bravo a intervenire. De Agostini, ancora Giannini. Ancora Giannini che tenta di far filtrare il pallone per Mancini, spezza la nostra trama Kvyatulin, poi c'è questo lancio in profondità ed ecco che galoppa Belianov, sul quale c'è il fallo di Ferri. Ancora praticamente una sola punta di ruolo nello schieramento dell'Unione Sovietica, è entrato in effetti Belanov ma è uscito Protasov, mentre c'è questo Bessonov che continua a ballonzolare tra il centrocampo e il settore delle punte. È una ecco che rivediamo.
Ma direi che si vede molto bene la caratteristica principale di Bellano, avere in ritardo almeno di 2 metri su Ferri, però ha accorciato il passo, ha spinto al massimo, è riuscito in 10 metri a recuperare 2 metri, a guadagnare ancora un 50 centimetri, e questa è la caratteristica principale di questo giocatore, che non ha piedi buonissimi, però ha una velocità nei 30-40 metri impressionante. Intanto c'è stato un ottimo disimpegno di De Napoli, che ha dato a Zenga, ed ecco Zenga che cede a Baresi. Giannini, ancora Zenga. Ripresa iniziata da 9 minuti, risultato fermo sul 3-1 a nostro favore. Il colpo di testa di Baltacià, il pallone affidato ad Alejnikov, Francini, Donadoni. C'è Francini che si sgancia sulla fascia sinistra, serie di rimpalli che favoriscono proprio Francini. Francini avvicina Donadoni, cercano la combinazione i due, interviene Gotsmanov e mette in fallo laterale. La rimessa è di Francini, accorre Mancini, ecco Mancini che si prepara per il traversone, poi cede a Donadoni, Donadoni che tocca verso lo stesso Mancini, recuperano i nostri, ancora Mancini, Giannini fermato, aveva avuto una buona intuizione perché se indovinava il corridoio poteva andare diretto in porta. Intanto c'è Yaremchuk ora in azione di contropiede, il tocco centrale verso Pasulco, fermato da Baresi, Giannini, De Agostini, Giannini, porta palla all'indietro a cercare spazio e poi imposta su Francini, Donadoni, Giannini, Baresi, Rizzitelli, Baresi. Finta splendida di Giannini, molto bella, Mancini, inserimento di Baresi, tocco all'indietro di Demianenko per Dazayev, applausi del pubblico. Triangolazioni molto buone, Giannini e Baresi quando giocano a centrocampo riescono ad essere molto puntuali nell'appoggio e nell'inserimento, in questo caso è intervenuto anche Mancini e quindi 3 giocatori con i piedi buoni, abbiamo visto un'azione veramente spettacolare. Intanto vedete inquadrato Rizzitelli che aveva rubato la palla agli avversari e ha costretto al fallo Demianenko, punizione già battuta, ecco Mancini, su Mancini c'è l'intervento di Yaremchuk, lascia correre l'arbitro, ecco che i sovietici cercano di sfruttare le doti di velocista di Belanov ma la palla termina fuori, Ferri per la rimessa. Colpo di testa di Yaremchuk, Giannini, poi Bergomi che prolunga per Baresi, colpo di testa di Baresi, anticipo di Bessonov, su di lui Baresi in azione che stavolta non mi è parsa irregolare, anche se forse pericolosa. Sì, è leggermente pericolosa, però praticamente era la stessa entrata che aveva fatto Bessonov precedentemente, quindi un'interpretazione diversa di una stessa situazione, però in questo caso tra l'altro tutti e due avevano preso la palla e anche in questo caso Baresi era arrivato sulla palla. Calcio di punizione per i sovietici, Bessonov e Kvyatulin nei pressi, poco più dietro in posizione di tiro anche Alejnikov, molto largo sul filo del fallo laterale Demianenko. Kvyatulin, Bessonov ed ecco Demianenko servito larghissimo, salta 2 avversari Demianenko, cede poi a Baltacià, Kvyatulin, Bessonov, braccato da De Agostini, se ne libera, cede ancora a Baltacià, molto elaborata l'azione dei sovietici, Bessonov, e ora trovano un varco con Pasulco, ecco il lancio sul quale c'è la respinta di Ferri in fallo laterale. Duello tra velocisti, tra Ferri e Belanov, infatti anche Ferri è molto veloce. Sì, diciamo che per Ferri è un buon test perché ha avuto di fronte nel primo e nel secondo tempo 2 grossi giocatori con caratteristiche differenti, più veloce e più rapido. Bessonov è più potente e più giocatore da lungo, quello del primo tempo, sta superando molto bene l'esame. Donadoni intanto, un ottimo pallone per Giannini, si aprono buchi clamorosi nello schieramento sovietico a testimonianza del fatto che questa non può essere la squadra vera.
No, penso che non vedo come Lobanovskij possa pensare di rimontare una situazione di 1-3 con una squadra di questo tipo, per cui sicuramente sta lavorando per nascondere le idee agli osservatori che sono in tribuna e alla stessa nazionale nostra, anche se a perdere non ci sta nessuno, però difficilmente può superare un esame come quello contro la nostra nazionale oggi con questi giocatori. Intanto una buona giocata ancora di Giannini per De Agostini, c'è Donadoni sulla sinistra, eccolo servito. Donadoni va sul fondo, effettua il traversone, porta vuota, la palla taglia l'area dalla parte opposta, Mancini deviato il suo traversone, recupera all'indietro Aleinikov, palla in angolo. Dalla bandierina Mancini, mentre si gioca da un quarto d'ora nel corso del secondo tempo. Palla per Mancini, ecco il suo cross, mucchio in area e sbuca il pallone improvvisamente davanti a Dazayev che lo blocca. Si sta preparando intanto a bordo campo anche il giocatore Raz dell'Unione Sovietica, è un altro degli elementi della Dinamo di Kiev, è un centrocampista. Intanto c'è Baresi ora in possesso di palla, la recupera. La carambola favorisce Giannini che tocca benissimo per l'inserimento ancora di Baresi. Baresi cerca Rizzitelli, Rizzitelli, serie di finte, poi ha una buona intuizione, tenta di andare via fra due avversari, ma Aleinikov gli chiude la strada. È stato bravissimo Rizzitelli, era l'unica giocata che aveva a disposizione per arrivare in porta, non aveva previsto il recupero di Aleinikov, però comunque non aveva alternativa, era solo in mezzo a due avversari e soltanto questo tunnel, diciamo, fra i due difensori gli poteva permettere di presentarsi al tiro. Mi pare di dover sottolineare comunque ancora una volta l'ottima partita che sta disputando Giannini. Sì, Giannini sta recuperando palloni, sta impostando e si sta inserendo poi anche nelle fasi conclusive e sicuramente è un regista che sta dando tranquillità alla squadra, sta dando senso tattico e riesce anche a fare delle giocate in fase conclusiva sia di assist e sia di tiro in porta, direi quindi un calciatore che si sta dimostrando un calciatore completo. Intanto avviene un nuovo avvicinamento nelle file dell'Unione Sovietica, esce Gotsmanov, entra in campo con il numero 14 il già citato Raz, i due allenatori si sono accordati, la gara ve lo ricordo è amichevole, per tre sostituzioni più il portiere. Intanto c'è posizione di fuorigioco di Belanov che va ugualmente al tiro, quasi a volere avvalorare le parole di Mazzola spese in precedenza a proposito dei suoi piedi non proprio vellutati. Infatti abbiamo visto un tiraccio, è arrivato scordinato sulla palla e l'ha colpita con il collo alto del piede, da quella posizione bisogna cercare invece di piegare il corpo verso terra e schiacciare la palla verso terra. Zenga rinvio. Il colpo di testa di Baltascià, la palla per Francini, Giannini, Francini, fermato da Aleinikov, Giannini, Baresi. Pallonetto di Baresi ma in una zona dove non ci sono gli italiani, pasticcia Demianenko, recupera comunque dopo aver messo fuori tempo involontariamente Donadoni. Il rinvio di Francini, la palla è verso Razzi, nuovo entrato, il colpo di testa di Donadoni, il tocco di Razzi verso Baltascià, il quale dà Kvyatulin. Kvyatulin ancora in palleggio avventuroso, comunque i sovietici riescono a venire fuori e c'è ora questa iniziativa da parte di Pasulko, il quale pesca bene Aleinikov, sempre Aleinikov. Limite della nostra area, palla all'indietro, Ferri arresta e rinvia. Donadoni in forbice tenta di evitare il fallo laterale ma non ce la fa. Siamo giunti intanto al 17° della ripresa sul risultato di 3-1 a nostro favore, vedete questo bel primo piano di Donadoni, la palla affidata da Kvyatulin a Litovchenko, il quale fa viaggiare ancora Belanov, nuovamente Belanov che tocca l'indietro a favore di Raz. Raz per Demianenko, Demianenko in area di rigore, chiude benissimo sullo scatto battendo l'avversario Baresi e consentendo l'uscita a Zenga. Demianenko è giocatore con leve lunghe, ha cercato in rapidità in area con Baresi che è un giocatore molto rapido, non aveva possibilità di saltarlo. Ed ecco Rizzitelli.
poi isolato in avanti. Lotta accanitamente fra due avversari e conquista il pallone, poi Giannini, poi Mancini. Ecco nuovamente Demianenko. Passaggio per lo stesso Demianenko che va in combinazione con Pasulco, la palla è fuori, toccata per ultima dal giocatore sovietico e pertanto c'è la rimessa di De Napoli a beneficio di Mancini, il quale tocca a Giannini, passaggio di ritorno, ancora i sovietici con Razza, lancio lungo a cercare Belanov, lo scatto imperioso di Belanov, l'intervento di Baresi, il tocco di Belanov, palla per De Agostini, norma del vantaggio, c'era stato fallo su De Agostini, Giannini ancora a cercare De Agostini, De Agostini Francini, fra due avversari, fra tre, va via, viene toccato irregolarmente, calcio di punizione. Buono il rendimento di Francini e De Agostini che si combinano bene sulla fascia sinistra. Sì, scambiano anche gli inserimenti molto bene, soprattutto in una partita come questa dove i sovietici sono forti sulle fasce laterali, hanno dimostrato di poter coesistere molto bene, di integrarsi sia in fase di chiusura che in fase di sganciamento. Intanto c'è Bergomi che recupera il pallone, lo dà a Baresi, da questi a Giannini. Giannini tocca ancora verso Bergomi in controtempo, interviene Belanov, chiuso da De Napoli, serie di rimpalli, poi Giannini. Giannini che va via bene a Bessonov, poi affida a Donadoni sul filo del fallo laterale, va Donadoni a fondo campo, viene spostato irregolarmente, effettua un traversone che poi anche per effetto del vento rientra verso la porta, lo blocca comunque Dasaev, inquadrato Donadoni. Vi ricordo che le riprese sono assicurate dalle squadre esterne Bari 1 e Bari 2 sotto la regia di Tomasetti. Palla intanto per Giannini. Giannini in profondità, non era male l'idea, ma Donadoni l'ha capita con un attimo di ritardo. Donadoni non ha intuito questa invenzione e ha cercato di andarsi a smarcare sulla fascia laterale, invece c'era un buco bellissimo e forse Giannini... Forse preoccupato anche del fuorigioco. Sì, erano in linea, i sovietici potevano andare in fuorigioco, comunque Giannini ha fatto una giocata veramente molto buona. Demianenko, Baltaccià, Kidiatulin. Baltaccià e Kidiatulin, anzi no, il passaggio è su Litovchenko. Demianenko in posizione di ala sinistra. Effettua il traversone, palla in area, Ferri e Giannini, Mancini, Rizzitelli. De Napoli, bravo Mancini, Rizzitelli, splendida azione, Rizzitelli ha la possibilità di puntare verso la porta, ancora tenta di saltare Kidiatulin ma non lo aveva mollato Aleinikov ed è stato proprio Aleinikov a bloccare la strada al giovane azzurro. Diciamo che in questo caso forse è un po' l'esperienza che è mancata a Rizzitelli. E ha pensato di poter fare di più di quello che era possibile, aveva dall'altra parte Donadoni che si era inserito molto bene in mezzo Giannini con un avversario, ma Donadoni libero ha voluto tentare l'azione personale e forse dopo tre triangolazioni a fila era difficile che potesse riuscire un'azione del genere. Aleinikov intanto affida Baltaccià, vi ricordo che siamo sul risultato di 3-1 a favore degli azzurri e il minuto è il 22esimo del secondo tempo, tutte le reti nel corso del primo tempo, Baresi su rigore dopo 6 minuti, pareggio di Litovchenko su punizione al 18esimo, poi Vialli, due magnifici gol al 30esimo e al 35esimo. Ancora i sovietici che appoggiano frequentemente su Demianenko in posizione alla sinistra, buon lavoro di Demianenko che poi scivola e mi era parso che stavolta il fallo non ci fosse. Ormai la palla era persa, era già scivolato Demianenko quando De Agostini si era buttato sulla palla, quindi non ha toccato la palla De Agostini. Ecco, lo vediamo. Beh, no, rivisto qui, forse la palla era rimasta dietro, ma De Agostini è intervenuto sul fondo schiena di Demianenko. Sì, in effetti forse il fallo c'era, calcio di punizione, battuta, attenzione, da due passi, colpisce male di testa Pasulco e poi Zenga blocca. E comunque anche queste ripetizioni al rallenti, Sandro, possono farci intendere come sia difficile il compito degli arbitri, perché molto spesso si ha un'impressione e poi attraverso l'ausilio del mezzo elettronico si permette di vedere.
Sì, diciamo che l'arbitro qui era molto vicino, quindi sta correndo molto quest'arbitro, sempre molto vicino all'azione, e noi forse un pochino più lontani l'avevamo vista diversamente. Continuano a tessere intanto il loro gioco macchinoso ed elaborato i sovietici. Il pallone è affidato a Kvyatulin, che va al rinvio. A centrocampo salta Pasulco fra due avversari, da Dalejnikov, il cui lancio in profondità è fermato da Ferri, ma attenzione, c'è questo inserimento pericolosissimo di Litovchenko, inserimento centrale con palla a fondo campo e deviazione di un nostro difensore, tant'è vero che si va alla battuta del calcio d'angolo e l'operazione è affidata a Ratz, uno dei tre sovietici che Lobanovsky ha mandato in campo nella ripresa. Bello intanto il colpo di testa di De Napoli, la palla è fuori per Bessanov, ancora Ratz, che probabilmente ci darà lo stesso Bessanov. No, prosegue da solo. Ecco il suo traversone, nessun problema per Zenga. Secondo tempo giocato con più tranquillità da parte di entrambe le formazioni. Nel corso della prima parte della gara c'erano state fasi di gioco spumeggiante. Bella intanto questa combinazione tra Mancini e Rizzitelli, Mancini che dà ancora in mezzo e Dasayev che blocca. E fra l'altro è strano, no? È consolante come si trovino così bene Rizzitelli e Mancini, che non hanno mai giocato assolutamente assieme. Sì, addirittura Mancini sta giocando meglio che non nel primo tempo, quando aveva in fianco Vialli, col quale gioca solitamente. Ma direi che questa è una considerazione che porta a dire che quando due giocatori hanno i piedi buoni e sono tatticamente intelligenti si trovano, anche se è la prima volta che giocano assieme. Qui Mancini ha cercato una finezza bellissima, una palla soft, e purtroppo non ha dato abbastanza forza, altrimenti era uno scambio bellissimo con Rizzitelli. Baltascià, palla ancora messa fuori da Mancini, che si sta rendendo utile, così come erano i desideri di Vicini anche in fase di copertura. Pasulco, Baltascià, rovescia in mezzo, la respinta è di Baresi, alla rincorsa del pallone lo stesso Baltascià, che lo dà a Kvyatulin, battuta centrale di Kvyatulin, Ferri ancora in colpo di testa su Belanov, Bessanov, traversone. Palla per De Napoli, ma in area c'era stata un'azione pallosa ai danni di Bergamo, prontamente rilevato dall'arbitro Namoglu, che continua a dirigere bene. 26 minuti di gioco nel corso della ripresa, pensi che i nostri azzurri ora badino soprattutto a mantenere il risultato? Sì, penso di sì, e cercano anche degli scambi e delle finezze che sono molto importanti, servono per fare collettivo e per preparare degli schemi. Dall'altra parte gli avversari stanno tentando una rimonta, però non mi sembrano molto convinti e non mi sembrano in possesso di armi preoccupanti per i nostri. Ecco il solito inserimento di Demianenko, il colpo di testa opportuno di Bergomi. Palla poi per Ratz, in piena area di rigore, ferma per Demianenko, ci mette una pezza Baresi. Palla poi per Litovchenko, il cui tiro viene parato da Zenga. Sul rinvio di Zenga c'è la palla sfiorata di testa da Rizzitelli, controllata da Kvyatulin, il quale affida a Bessanov, che da quando è entrato in campo Ratz gioca in posizione più arretrata. Ha ripreso la sua posizione, mi sembra che in questa posizione stia dando un contributo migliore alla squadra che non quella che ha avuto in tutto il primo tempo e nella prima parte del secondo. Demianenko, Baltascià, Alejnikov, eccolo Bessanov, vedete che praticamente gioca ora da difensore esterno destro, Kvyatulin. Ratz, rinvia Donadoni, De Napoli, Donadoni, buono il palleggio di Donadoni, buono anche il dribbling, la palla per De Napoli,
che salta netto Kvyatulin e si invola verso l'area, traversone dalla parte opposta a cercare Mancini, Mancini in mezzo ed è bravissimo Dazaev stavolta a sventare una situazione micidiale contropiede degli azzurri. Donadoni ha tenuto la palla, ha tenuto tre giocatori su di lui, ha sbarcato De Napoli che invece ad andare fino in fondo molto intelligentemente ha alzato la testa, ha visto Mancini il quale poteva anche forse stoppare e andare al tiro da una posizione difficile, ha preferito servire i compagni e soltanto l'intelligenza di Dazaev non ha permesso ai nostri di fare un quarto gol con un'azione stupenda. Calcio di punizione intanto per l'Unione Sovietica, ci abbiamo alla mezz'ora di gioco nel corso della ripresa, il risultato è di 3-1, iniziativa in questa seconda fase della partita nelle mani dei sovietici, alcune azioni di rimessa veramente pregevoli dei nostri. Baldasciah. Bessonov. Il traversone di Razzi, il colpo di testa di Ferri che sta giocando molto bene su Belanov. Poi il pallone riconquistato dai nostri con De Agostini, non si chiude però il triangolo, sovietici al tiro con lo stesso Raz altissimo. Raz è un giocatore da fascia, non è un giocatore pericoloso nelle zone centrali del campo, lo ha dimostrato anche in questo caso, mentre quando gioca specialmente sulla fascia sinistra, l'abbiamo visto anche ai mondiali, impone una certa progressione alla squadra e ha un piede che per i cross è molto valido. Zenga al rinvio. Palla in profondità, scatta Mancini, chiude Kvyatulin, Dazaev sulla palla. Baldasciah. Demianenko. Raz. Sempre Raz, c'era forse fallo di mano. Baldasciah. Cambia gioco e prova l'Unione Sovietica con Bessonov nel suo canonico ruolo di difensore esterno destro. Ecco il passaggio verso Litovchenko e Litovchenko tenta di chiamare in causa Demianenko, l'arresto è di Donadoni e c'è questa bella iniziativa ancora di De Napoli. De Napoli che dà Giannini, si propone e riceve in posizione di ala sinistra Mancini, Mancini ha di fronte Baldasciah, salta un avversario, ne salta un secondo cambiando passo, poi dà in profondità verso Rizzitelli il quale tenta la deviazione volante e anche qui forse se non ci fosse stato il vento il pallone sarebbe stato di quel tanto più lento che avrebbe consentito la deviazione, sì, a Rizzitelli. Forse Rizzitelli ci poteva arrivare, probabilmente è arrivato anche stanco perché ha impostato lui l'azione nella nostra metà campo e poi si è reinserito, quindi è arrivato stanco, è arrivato scoordinato, forse se tentava di testa ci arrivava, ma il vento sicuramente ha allungato la traiettoria. Bellissimo Mancini, quando Mancini fa questi colpi soft con palla calciata sotto è veramente un giocatore eccezionale. Ti piace il termine soft? A me piace moltissimo Mancini perché è un giocatore che inventa, quando ha la palla non sai mai che cosa può inventare, quindi sta in attesa e trova sempre delle giocate molto buone e imprevedibili. Litovchenko ha fermato il suo lancio, intanto mi pare Sandro che sia il caso di spendere qualche parola anche per De Napoli che ha già fatto un paio di sgroppate straordinarie, contrariamente al solito non ha dato tutto nella prima mezz'ora di gioco, no? Come portato a fare dal suo temperamento entusiasta, ed ora ha le energie e la freschezza fisica e mentale anche per fare delle cose molto buone in questa ripresa. Sì, difatti secondo me De Napoli quest'anno è migliorato anche da un punto di vista di piedi e di inventiva, anche qui su questa azione ha lasciato correre la palla, ha fatto una finta che forse l'anno scorso Attenzione. Non aveva pensato. Si chiudono bene i nostri sul tentativo di Yaremchuk, insistono ancora i sovietici, il tocco è fuori per Demianenko, combinazione che non si chiude e sovietici che si fanno trovare clamorosamente sbilanciati in avanti. Ecco De Napoli, attenzione al fuorigioco, palla centrale per Giannini, leggermente troppo lunga, si ferma Rizzitelli al limite, eccolo servito, ancora combina o tenta di farlo con Giannini, operazione non riuscita. Yaremchuk ha dato a Bessonov. Bessonov per Kvyatulin, sono saltati tutti gli schemi nei sovietici che ora vengono in avanti così come possono con molti loro uomini. Ora errore di Kvyatulin, poi palla ancora messa fuori per Pasulco, prova al destro Pasulco,
va Zenga che prima si tuffa e poi blocca. Sì, ha preteso troppo Zenga, credo, dai suoi mezzi, perché ha capito dove arrivava la palla, era già sdraiato e la palla era ancora a 2 metri da lui. Se ci fosse stato un rimpallo, un salto irregolare, poteva essere scavalcato. Avete visto intanto Vicini dalla panchina a dare disposizioni, Mancini. Tunnel! Arriva Chidiatoli in angolo. Però l'arbitro non è d'accordo e comanda un calcio di punizione, forse non ha torto, perché Mancini in ritardo ha allungato la gara. Sì, Mancini aveva già perso la palla, che era già l'avversario, ha tentato in scivolata di raggiungerla ma è andato sul corpo dell'avversario. Demianenko. Chidiatoli. Baltaccià. Bessano. Ras Bessonov, fermato da De Agostini, poi c'è il tocco di Pasulco. Questo traversone, c'è una deviazione in un primo tempo, poi una seconda di Ferri in calcio d'angolo. Dalla bandierina Ras. Parabola arcuata, bello lo stacco di Baresi, perfeziona il rilancio sempre con colpo di testa Donadoni. Tutta l'Unione Sovietica sbilanciata in avanti, Demianenko. Demianenko punta, Mancini che lo ferma, ancora contatto fra i due, rimessa per l'Unione Sovietica. Ma poi su segnalazione dell'arbitro probabilmente la rimessa aspetterà i nostri, non si capiscono. Sì, è De Napoli che è pronto a effettuare la rimessa laterale. Vedete Vicini che continua a sbracciarsi. In effetti i nostri stanno facendo un po' gara di contenimento. Ecco ora la rimessa laterale Demianenko. E quantunque la nostra sia una formazione giovane, indubbiamente la mentalità dei calciatori italiani è quella di gestire il risultato, mentre Vicini, che ha bisogno di veder giocare la squadra, avrebbe piacere vederli forse operare con maggiore determinazione e convinzione. Ma è una mentalità tipica del nostro calcio e penso che sia difficile da far cambiare. E quando si è in vantaggio di 3-1, di 2-0, cioè a volte anche di 2-1, di un solo gol, è automatico chiudersi un po' nella metà campo e cercare solo gli spunti in contropiede. Questo forse fa sentire più sicura la squadra che è in vantaggio. Intanto avete visto inquadrato anche Lobanovski nella sua panchina. Buono questo lavoro di Demianenko, che salta due avversari ma non può evitare il fallo laterale. Lobanovski è un uomo molto intelligente, per la verità un po' scorbutico, ha dato anche la formazione all'ultimo momento e quantunque sia un concetto che abbiamo più volte sfiorato, mi pare di poter dire che con ogni probabilità ha un po' fatto il furbo, no, in questa partita. Secondo me ha cercato un po' di nascondere la reale formazione che porterà agli europei. C'è anche da considerare però la lunga sosta, il lavoro di preparazione che questi giocatori hanno fatto, non potevano essere al massimo, ma sicuramente vuole preparare una formula come ha fatto per il mondiale che possa sorprendere le altre squadre all'europeo, e quindi oggi l'ha nascosta. Contropiede i nostri, Rizzitelli, De Napoli. Napoli porta un po' a spasso il pallone, lo dà poi all'indietro a De Agostini, questi a Donadoni, Donadoni in dribbling, attaccato irregolarmente da Pasulco, c'è calcio di punizione. Sono riusciti quasi tutti i dribbling oggi a Donadoni. Donadoni in questa posizione, cioè un po' più arretrato di come giocava l'anno scorso all'inizio di stagione, riesce ad esprimersi molto meglio, riesce ad avere una visione panoramica del gioco e sapere quando deve tenere la palla e quando si deve inserire. De Napoli. Suo cross, la palla profonda, ribattuta, Demianenko. La fa filtrare in avanti, Bergomi prolunga per Baresi, da questi a De Agostini, Giannini. Grappolo di uomini intorno a lui, palla persa, Raz,
ancora De Agostini, poi Yaremchuk, Aleinikov, Pasulko, Bessonov. Sempre Bessonov che converge. Il colpo di testa puntualissimo di Ferri, la palla ribattuta. I nostri che parlottano fra loro, non è che si dannino l'anima per la verità in questa ripresa. Ma soprattutto stanno cercando di tenere palla e di inventare qualche colpo spettacolare, anche perché si rendono conto che i sovietici non sono molto pericolosi. Mancini. Galoppa Mancini. Colpo di tacco bellissimo per Donadoni, ha tratto in inganno i sovietici ma anche Donadoni, perché in effetti l'imprevedibilità di Mancini è veramente straordinaria. Sì, penso che anche per giocatori che giocano assieme da tempo come Vialli e Mancini nei nazionali minori, o anche per Vialli, non sia sempre facile capire o intuire che cosa vuol fare Mancini, che è veramente un giocatore che ogni volta inventa qualcosa di nuovo. Intanto Rizzitelli, dopo un corpo a corpo con un avversario, era riuscito ad andare via, ma la palla è carambolata in fallo laterale. Sull'ultimo tocco del sovietico c'è rimessa per i nostri. E in effetti la ripresa ha detto piuttosto poco, anche se alcune azioni dei nostri sono state pregevoli, ma è mancata forse la continuità nell'azione. Ed ecco l'attesissimo Belanov, che poi con la punta del piede anticipa, ma in azione fallosa, De Napoli. Ormai pare di poter dire che si attende soltanto alla conclusione di una partita che ci vede vittoriosi. È la seconda volta che battiamo l'Unione Sovietica, già ricordava Sandro Mazzola come in precedenza avevamo vinto solo a San Siro per 1-0 con un gol di Guarneri sul tuo passaggio. In quell'occasione ci fu un intervento tremendo, no? Su di te da parte di Kurzilava, sì, Kurzilava, per poco non ci lasciavi il piede. Se era il marcatore che avevo in queste 4-5 gare che ho fatto con l'Unione Sovietica, era un giocatore molto deciso, marcava molto stretto, diciamo un po' all'italiana. Noi ci tenevamo molto a quella partita e era 0-0 e sono riuscito a infilarmi sulla fascia sinistra, driblare due avversari, sono arrivato sulla linea del corner e sull'uscita di Yashin ho anticipato Kurzilava mettendo la palla di sinistra in mezzo per Guarneri che ha messo in rete, però la mia caviglia è rimasta sulla riga perché il buon Kurzilava è arrivato con i suoi piedoni. Ecco, hai descritto con molta maggiore attenzione, con molto maggior piacere questa azione che quella del rigore sbagliato contro l'Unione Sovietica. Beh, quello sai, ero molto giovane, avevo 21 anni e trovarmi di fronte a Yashin, effettivamente ero rimasto un po' paralizzato da questo portiere gigantesco che mi fissava in un modo strano e colpì la palla male e lui riuscì ad agguantarla vicino all'angolo. Punizione di Mancini e gran gol di Bergomi, Bergomi! Grande elevazione di Bergomi al 41esimo, festeggia così il fatto di essere capitano della nostra nazionale per la prima volta e segna il 4-1. Gol di Bergomi, vedete la punizione di Mancini, calibratissima, il grande stacco di Bergomi, impietrito Dasayev, 4-1. È il quarto gol di Bergomi in nazionale, quindi è molto importante per un difensore giovane come lui, che è uno dei più giovani campioni del mondo. Ah, ecco che la rivediamo ancora, Mancini che calcia la palla rientrare all'interno, molto bello, impossibile per Dasayev arrivare su questa palla. Dalla parte opposta intanto c'è un angolo, siamo sul 4-1, risultato rotondo anche al di là delle più ottimistiche previsioni. Sarà anche vero tutto quello che abbiamo detto a proposito di Lobanovskij che ha voluto mascherare la squadra qua e là, ma indubbiamente è un risultato consolante per la nostra nazionale. Direi più che consolante, dimostra che c'è un gruppo molto valido, lascia ben sperare per l'europeo. E poi dobbiamo considerare che ci sono tre giocatori che vengono inseriti con un impegno importante per la prima volta e se la sono cavata tutti molto bene, De Agostini fin dall'inizio, Mancini molto bene nel secondo tempo e anche Rizzitelli mi pare che si sia integrato bene anche se con giocate semplici nel gruppo. Intanto De Napoli a forza di giocare con Maradona ha voluto imitarlo con un colpo di tacco con esito per la verità non molto consolante nell'occasione. Palla per Baltasciar. Gran festa sugli spalti, Demianenko fermato da De Napoli che sta giocando una splendida partita. Donadoni, Giannini, Rizzitelli,
poi i sovietici con questo tocco a favore di Khidiatulin che dà ad Azayev, da questi a Besanov, su di lui Giannini in copertura, fallo. Mancano meno di due minuti al 90esimo, una partita che gli azzurri stanno vincendo alla grande contro l'Unione Sovietica. Indubbiamente una squadra giovane, la nostra, che ha bisogno anche di robustirsi sul piano della convinzione dei propri mezzi, e sotto questo profilo, indipendentemente da qualsiasi valutazione sull'atteggiamento tattico di Lobanovskij, la giornata di Bari va archiviata con grande soddisfazione. Sicuramente, in quanto ha dimostrato di saper stare in campo tutti molto bene, di avere già una giusta esperienza internazionale, anche perché la confusione del primo tempo dei sovietici avrebbe potuto mettere in difficoltà la nostra squadra, che è stata in difficoltà soltanto per 10 minuti e poi ha preso le contromisure, a dimostrazione che malgrado un'età media bassa siano giocatori che hanno già abbastanza esperienza internazionale. Attenzione intanto ai nostri che provano ancora con Mancini, dopo uno sbarione dei sovietici, saltato un avversario, il cross, la porta vuota, ma Dazayev con un guizzo felino intercetta. Besanov, Yaremchuk, buon lavoro fra due avversari, ancora Besanov, ed ecco Demianenko che ha un varco sulla sinistra, va a chiudere Baresi, e poi sul cross di Demianenko c'è l'ottimo intervento d'anticipo di Ferri, palla poi per Baresi, Demianenko, nuovamente Baresi, persa la palla sull'intervento di Pasulco e poi fallo di Baresi. Siamo ormai agli sgoccioli, vi ricordo il risultato che fino a questo momento è di 4-1 a favore degli azzurri, i marcatori Baresi su rigore al sesto, poi pareggio di Litovchenko al 18esimo, Vialli due volte al 30esimo, al 35esimo e poi Bergomi qualche attimo fa, palla in aria, Zenga ribatte clamorosamente, e c'è poi un fallo ancora su Mancini, e Zenga si merita gli applausi del pubblico, vedete il suo solito atteggiamento spavaldo, sorridente. Finisce la gara tra i cori di esultanza del pubblico barese, che ha accolto con grande affetto la nostra nazionale, che può ora festeggiarla adeguatamente. Ormai si attende solo il fischio di chiusura dell'arbitro, che sancirà il franco successo dei nostri. Palla lunghissima direttamente da Zenga a Dazayev, tempo scaduto, il rinvio di Dazayev, vedete che il vento lo ferma sulla tre quarti sovietica. De Agostini, Francini, palla per Mancini, guizzo di Mancini sulla sinistra, due uomini su di lui, Mancini a terra, si può andare avanti, dice l'arbitro, ed è ancora Besanov che porta il pallone per gli avversari, Francini su di lui al rinvio, Besanov ha anche allungato pericolosamente una gamba. Sandro, due parole proprio in conclusione, perché dobbiamo chiudere subito dopo il fischio finale. Direi buona e positiva sicuramente, oltre alla sufficienza alla prova dei nostri, gli inserimenti bene, Vialli secondo me, Giannini nel primo tempo molto bene, De Napoli sempre Giannini, Mancini e Ferri attentissimo, tipico marcatore italiano che non ha lasciato niente, a due punte sempre pericolose come sono quelle sovietiche. Donadoni intanto da Giannini che si allunga troppo il pallone, il rimpallo fa carambolare la palla all'indietro dove è pronto Ratz. Ecco il rinvio di Ratz, ancora De Napoli per Rizzitelli, Rizzitelli mette in mezzo però batte basso, sbarioni su sbarioni dei difensori sovietici che poi però imbastiscono un elegante disimpegno in palleggio, il fischio dell'arbitro Namoglu che sancisce il 4-1 con il quale l'Italia batte l'Unione Sovietica in questa prima gara del 1988. Speriamo che sia un buon viatico per gli europei. In chiusura, doverosamente, gli auguri di pronta guarigione a Gianluca Vialli, rimasto infortunato alla fine del primo tempo. Grazie per la cortese attenzione, a voi tutti, buonasera.